sono 60-90-60, come tutti pensano. Allora, le laureate sono il 60% sul totale dei laureati. Sono presenti nel mercato del lavoro 46%, però guadagnano meno degli uomini a parità lavoro. Lavorano più degli uomini, mettendo insieme lavoro professionale e lavoro di cura. Lavorano a part-time più degli uomini. Lavorano a tempo determinato più degli uomini. Sono precarie più degli uomini. Ma sempre più, scusate, poi c'è gente che si lamenta. Sono più degli uomini. Tra l'altro stiamo anche probabilmente per superare un altro primato, che è quello degli infarti. Più degli uomini. L'Italia è tra gli ultimi paesi d'Europa per la presenza delle donne nelle istituzioni. Il 21% dei deputati è donna e il 19% dei senatori è donna. Nel governo ci sono 5 ministre, di cui 3 senza portafoglio. Ma dai che non gli spengono su. In Italia solo il 3% è presente nei consigli d'amministrazione delle società quotate in borsa. In Norvegia il 42%. Poi vi diamo le tariffe per dei weekend in Norvegia. Ed ora permettetemi di introdurre Susanna Camusso. Benvenute a tutte e benvenuti a tutti. Se non ora, quando? Perché la misura è colma. Ma se non ora, quando? Perché lo sguardo limpido che noi abbiamo su noi stesse. Se non ora, quando? Perché il rispetto rivendicato. Se non ora, quando? Perché la nostra serenità di non dover mai dirci che siamo state zitte e non abbiamo visto. Abbiamo visto bene i comportamenti pubblici, le scelte politiche, il linguaggio che ci vorrebbe umiliate, succubi, divise tra corpo e mente. Ma non si pensi, lo dice questa e tutte le piazze, di poter cancellare la nostra intelligenza, il nostro essere cittadini a pieno titolo. Noi non siamo di serie B. Non accettiamo di vedere il nostro paese trasformato in una brutta telenovela televisiva. Perciò, diciamo se non ora, quando, per dire senza paura, a voce alta, che il paese che vorremmo è quello che rappresentiamo noi. E allora io vorrei dedicare questi minuti ai nostri vorrei. Io vorrei abbracciare simbolicamente da questa piazza tutte le donne, giovani e non, che hanno scelto e lottato per lavorare nello spettacolo, nella cultura, nella televisione. Sono donne che lottano contro la precarietà, che vogliono lavorare, che hanno il diritto di essere orgogliose del loro lavoro e non vogliono sentire su di loro quello sguardo malato, quello sguardo che svilisce e offende. Vorrei un paese che sa che le giovani donne, i loro progetti, la loro creatività, la capacità di innovazione, la loro crescita sono il futuro. Senza di loro il paese arretra e arretra anche il presente, perché il paese che non vede il futuro e non riconosce il lavoro e che non riconosce quel lavoro invisibile che pure tutte noi rappresentiamo ogni giorno. Vorrei che guardassimo con rispetto quella donna che cura la nostra vita, che qualche volta assiste alla nostra morte. È una lavoratrice, rispettiamo il suo abito, che non è una divisa da fantasie malate di un potente. Vorrei che la giustizia ci fosse per tutte e per tutti e fosse uguale. E vorrei che quando si pensa a una minorenne ci venisse in mente lo studio, il divertimento, la serenità, il progetto per il futuro e non il suo consumo. Vorrei che chi oggi da altre piazze, anzi ieri, dice che siamo puritane, ricordasse i divieti che ha voluto imporci. Quelli alla fecondazione assistita, quelli alla pillola del giorno dopo. Ma di che libertà parla? Di
quella dei potenti o della nostra, e vorrei che gli si dicesse: non ti è lecito dare giudizi su di noi. Vorrei che chi lavora con il proprio corpo sia rispettata e abbia dei diritti, e vorrei che si pensasse a loro per cancellare la tratta e la schiavitù. Vorrei che quando si dice sesso si parlasse di una relazione tra pari, non di un incarico politico. Vorrei che le parole avessero il loro significato. E allora, se si dice escort, non si dice mazzetta e non si dice corruzione. Vorrei un paese, cioè, con una sola morale, perché quella doppia, quella che vediamo quotidianamente, offende e nasconde la nostra dignità. Vorrei che gli uomini, li abbiamo chiamati amici, avessero la forza di dire: io non sono così, io non faccio così, non voglio essere complice, perché vorrei che i nostri sguardi fossero sguardi limpidi. E poi vorrei, ma so che è così, e lo sappiamo tutti noi, che libertà, democrazia, sesso, donna, giustizia, futuro fossero di nuovo delle parole sane, con il loro significato, fossero ogni giorno la bussola che abbiamo, perché so che è così e so che si può, perché nessuna, davvero nessuna di noi debba abbassare lo sguardo, perché tutti noi ogni giorno dobbiamo vedere tra noi sguardi limpidi, e si può, perché il futuro è nostro e dovranno capirlo.